È tra le formule più fruste di chi occupi la mia posizione quella che consiste nell'asserire che i relatori non hanno bisogno di presentazione. In realtà però in questo caso è inesorabile dirlo, tutti coloro che sono a questo tavolo provengono da anni, da decenni di una ricerca che ha sortito anche molto interesse in diversi contesti e credo che la platea di oggi, che nutre una qualche evidente forma di attenzione a questi temi, abbia già avuto modo di conoscerli largamente. Quindi senza preamboli e senza in qualche modo, come possiamo dire, motti di tradizione accademica, do la parola ai singoli relatori, cominciando dal professor Della Zuanna. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, veramente complimenti per decidere di passare un sabato mattina così bello qua dentro, anche se la sala non è niente male, direi. Tra l'altro questi stemmi sono tutti di emigrati, perché era tutta gente che veniva a Padova da tutto l'universo mondo d'Europa, naturalmente non ci arrivava con la barca eccetera, ma ci arrivava di solito ben rimpannucciato, però insomma il concetto è sempre, non è poi molto diverso per tanti versi. Detto questo, di cosa vi racconto oggi io come introduzione? Allora iniziamo con tre parole che definiscono il processo migratorio: sono bisogno, selezione e assimilazione. Cercherò di spiegare perché è importante considerarle tutte e tre assieme per poter ragionare di migrazioni. In secondo luogo parlerò un attimo delle migrazioni verso l'Italia, il modello che non c'è, un po' come l'isola di Bennato, cioè è qualcosa che è un pochino strano, un po' quello che spesso succede in Italia, si definiscono dei modelli impliciti che non vengono neanche detti e spesso non c'è neanche le parole per dirle, un po' come ha detto prima Brandalise. L'ultima cosa, lo scandalo dei richiedenti asilo, usando il termine scandalo proprio in termine col significato che ha, cioè come pietra d'inciampo, no? Cioè un qualcosa che ci ha costretto a ragionare in modo diverso del fenomeno. Ecco, vediamo di stare nel tempo. Bisogno. Allora, cominciamo con dei numeri molto brutali. Qui si riesce a leggere, comunque poi lasciamo queste slide a disposizione per chi le vuole dentro al sito del centro interdipendentale, quindi non occorre che vi scriviate tutti i numeri. Allora, vediamo un po' come funziona lo squilibrio del mercato del lavoro italiano. Squilibrio che è determinato da quello che è successo in Italia, no? Negli ultimi 50-60 anni. Allora, nel 2015 in Italia ci sono 732.065 anni, ossia l'età più o meno in cui si va in pensione, circa. Ci sono nello stesso tempo in Italia 567.000 ventenni. Vuol dire che abbiamo per 730.000 persone che vanno in pensione solo 567.000 persone che prendono il loro posto. Quindi c'è uno squilibrio, no? C'è uno squilibrio circa del 20%, cioè per ogni 5 pensionati abbiamo solo 4 persone che possono prendere il loro posto. Quindi uno direbbe benissimo, non dovrebbero esserci disoccupati in Italia, no? Perché va in pensione la gente, arrivano questi giovani e entrano al posto loro. Il problema è che questi 65 anni e questi ventenni sono, fra virgolette, fatti in modo molto diverso. Guardate, abbiamo 512.065 anni che non hanno un diploma superiore, mentre i ventenni sono solo 113.000 che non hanno un diploma superiore. Vuol dire che per ogni 5 operai che vanno in pensione c'è solo una persona disposta a fare l'operaio. Mentre per ogni 200.000, per ogni, scusate, 2 persone col diploma superiore che vanno in pensione, si affollano da sotto 400.000 persone col diploma superiore che vogliono trovare un lavoro. Questo è frutto della grande scolarizzazione di massa che c'è stata nella seconda metà del Novecento e che ha continuato anche dopo. Quindi un fenomeno di per sé positivo come la grande scolarizzazione di massa determina uno squilibrio potente nel mercato del lavoro. Guardate, questi 4 numeretti in croce sono la chiave interpretativa delle
di ciò che sta accadendo, perché fra, non a caso, quasi tutti gli immigrati che vengono in Italia fanno lavori cos'è DDD, cioè che sarebbero, cos'è dirty, chi è che sa l'inglese qua? Aspetta, sarebbero, comunque sono lavori, non mi ricordo mai la traduzione, comunque sarebbero lavori sporchi, anche se non esistono lavori sporchi, sarebbero lavori umilianti, anche se non esistono lavori umilianti, e l'altro termine è pagati poco. Questi lavori sono, c'è poca gente, pochi italiani che sono disposti a farlo, o per meglio dire, pochi italiani che possono permettersi di evitare di farli. Tanti, sono tanti che possono permettersi di evitare di farli. Cioè praticamente, insomma, è quello che è accaduto in questi anni, malgrado in Italia adesso abbiamo 2,5 milioni di disoccupati italiani, ci sono 2,5 milioni di stranieri che lavorano in Italia. Allora uno dice, se potessimo fare come nel film, com'è che si chiama, se oggi proprio non funziona, quel film in cui dalla giorno alla notte scomparivano gli immigrati, che si ricorda il titolo? Ma non siete preparati, neanch'io, ma neanche voi. Però. Vabbè, comunque c'è un film dove, girato a Bassano, mi sembra, dove, o a Treviso, adesso non mi ricordo, no, Bassano perché Gentilini non gliel'ha lasciato girare lì. Allora, no, è vero, è andata così. In cui appunto sparivano gli immigrati e il giorno dopo ti vedevi tutti gli anziani che giravano per la piazza, stralunati perché nessuno li portava, eccetera. È un bellissimo film, almeno l'inizio, poi decade alla fine. Però l'idea non è male. E insomma, se accade questo, allora noi ci troviamo con appunto un sacco di disoccupati italiani, per lo più con un diploma superiore, e nello stesso tempo ci troviamo con lo stesso numero più o meno di immigrati che fanno quasi tutti lavori, diciamo, pagati poco e non in un alto livello nella scala dei lavori, almeno come viene considerata usualmente. Questo è quello che è successo in Italia negli ultimi anni. Quindi vedete come a volte fenomeni considerati straordinari come la grande processo di scolarizzazione possono portare a squilibri, che poi guardate, sono squilibri, per modo di dire, sono squilibri che dipendono anche poi dall'incapacità che ha avuto la nostra società di creare posti di lavoro di questo tipo. Anche se ci sono dei lavori molto belli fatti sugli Stati Uniti, che mostrano come in California ogni 2 posti di lavoro di alto livello creati se ne creano automaticamente 5 di livello basso. Perché accade questo? Perché è chiaro che un ricco non si lava le camicie, e tutte queste cose qua, va a mangiare spesso al ristorante, ha bisogno di gente che faccia le cose che lui può permettersi di non fare. Sto descrivendo quasi una società feudale, se volete, no? Però di fatto succede questo. Di fatto sta succedendo questo in tutto l'Occidente. È una cosa sbagliata. Beh, fino a un certo punto, perché in realtà, guardate, il meccanismo con cui queste persone arrivano qua e poi, come cercherò di dire brevemente, cercano di definire percorsi di mobilità sociale ascendente. Cioè, il meccanismo che è funzionato e che ha funzionato, per esempio, anche per gli italiani che sono andati all'estero, per i meridionali che sono venuti nel nord Italia, è un meccanismo che funziona da quando ha cominciato la società industriale, anche da prima, per certi versi, è proprio questo, gente che si muove, che comincia dal basso e che poi va su. Va su anche perché è armato di un divorante desiderio di riuscire. E questo è uno dei motori della modernizzazione e della migrazione. Ma è un motore che c'è dietro veramente lacrime e sangue. È un motore faticoso dove ci sono alcuni che riescono, altri che non riescono. Però è uno dei motori proprio di mobilità sociale che ha portato a spingere nella società e che ha permesso alle società, anche società occidentali ricche, di riuscire a, come posso dire, a star dietro al grande declino delle nascite che c'è stato. Perché vedete, 500.000 ragazzi che arrivano, 560.000 e 700.000 che vanno in pensione, un buco di 200.000 unità. Questo viene coperto, è stato coperto in questi anni dal continuo afflusso di gente
che arrivava da paesi più poveri. Noi veneti l'abbiamo vissuto verso il Piemonte, questo negli anni 50. Sapete che negli anni 50 sono andati verso il Piemonte e la Lombardia 500.000 veneti? 500.000? Perché è successo quello? Perché il Veneto era sfasato rispetto a Piemonte e Lombardia nei cambiamenti demografici. È uno scatolone il Veneto, contadino negli anni 50, pieno di gente. 500.000 sono andati via e la fuga di questi 500.000, chiamiamola fuga, ha permesso, ha dato una spinta poi anche allo sviluppo del Veneto, che ha potuto avere uno sviluppo industriale senza essere, fra virgolette, costretto a dar lavoro a troppa gente. Vedete che stiamo parlando di fenomeni grandiosi, e questi fenomeni grandiosi si stanno ripetendo adesso, ve lo mostro brevemente, in altri paesi del mondo. Allora, guardiamo le proiezioni delle Nazioni Unite, cosa accadrà nei prossimi anni. Proiezioni delle Nazioni Unite senza migrazioni. È un esercizio che fanno, dicono, supponiamo che vada avanti dal 2015 al 2050 di andare avanti senza migrazioni. Cosa succede alla popolazione europea? Bene, se accadesse questo, la popolazione europea perderebbe dal 2015 al 2050, per la demografia il 2050 è già dietro l'angolo, perderebbe 100 milioni di persone in età fra 20 e 59 anni. Perché? Perché in Europa c'era stato il baby boom negli anni 50 e negli anni 60, tutto il baby boom arriva in età di pensione, arriva poi i figli del caro delle nascite che è cominciato dagli anni 80 a oggi, e quando questi, poi in più c'è stato un aumento della longevità, questo fa sì che se non arriva nessun immigrato in Europa, se da domani il muro diventasse invalicabile, no? Fra l'Europa e il resto del mondo, noi ci troveremmo nel 2050 in Europa con 100 milioni di persone in età di lavoro in meno, ossia ne perderemmo 3 milioni l'anno. 3 milioni di persone in età di lavoro in meno l'anno. È un dato esorbitante se ci pensate, specialmente alla luce di quello che vi ho mostrato prima, che le persone che escono dal mercato del lavoro sono operai e quelli che entrano vogliono far tutti gli ingegneri. Capite? Quindi ci troviamo uno squilibrio a livello europeo che altri paesi che hanno più un'idea della società di tipo ingegneristico, cioè di controllare quello che succede rispetto all'Italia che invece lascia andare le cose come vanno e spera nello stellone, sono paesi che questi numeri determinano le politiche. È il senso dell'apertura della Merkel ai siriani, è il senso di ciò che accade anche in altri paesi, dopodiché ne parliamo un attimo, però queste sono le cose che stanno dietro al cambiamento anche e al dissolvimento degli accordi di Dublino che c'è stato in Europa. In Italia succede più o meno la stessa cosa. Perderemo, fino da qua al 2050, perderemo 10 milioni di lavoratori, ossia 300.000 lavoratori in meno l'anno, senza immigrati. Ma guardiamo, questo ve lo risparmio, guardiamo cosa accade invece nel nord-est, vecchio una volta si chiamava Triveneto, adesso è più di moda chiamarlo nord-est, ma sempre Triveneto, Cosa accade invece agli anziani, no? Per un doppio fenomeno, arrivano in età anziana i figli del baby boom, speriamo di arrivarne, insomma, io e tutti i miei coetanei arriviamo, nello stesso tempo c'è un allungamento della vita dovuta ai miglioramenti del sistema sociosanitario e ai cambiamenti degli stili di vita, adesso non si deve neanche più mangiare le bistecche, però vabbè, ci adegueremo, e così via, ok? Allora, cosa succede? Guardate solo gli ultra novantenni. Gli ultra novantenni sono non si capisce bene, comunque sono 58.000 oggi, saranno nel 2009, saranno 116.000 nel 2019, 153.000, 154.000 nel 2029, ossia nel giro di 20 anni gli ultra novantenni triplicheranno il loro numero. Sapete cosa vuol dire il triplo di ultra novantenni nel nord-est? Cioè, sono numeri incredibili, perché è facile parlare di allungamento della vita, ma dopo se vai a vedere cosa succede veramente,
ti trovi con questi numeri così da gestire, no? Cosa succederà? Allora, vediamo adesso quello che succede invece nei paesi poveri, che sono i paesi molto poveri, quelli che le Nazioni Unite classifica come least developed countries, cioè sarebbero praticamente l'Africa subsahariana, sostanzialmente, più alcuni paesetti, insomma, hanno qualche milione di abitanti, magari o decine o centinaia di milioni, dell'Asia. Allora, vedete che succede esattamente l'opposto. Senza migrazioni, aumenterebbe la popolazione in età di lavoro di 500 milioni. 500 milioni, ossia 15 milioni in più all'anno. Allora, vi faccio la sintesi, no? Vedete? Qui ci trovavamo in Europa con 3 milioni di persone in meno l'anno. Invece nei paesi molto poveri, 15 milioni in più l'anno. Quindi, cosa vuol dire? Che per ogni persona in meno che c'è in Europa, ce ne sono 5 in più nei paesi molto poveri. Questi numeri così scarni, così brutali, da soli, ho quasi finito io, cioè nel senso che da un punto di vista del quadro demografico è chiarissima la faccenda. Dopodiché, guardate, non è vero che tutti questi 15 milioni di persone all'anno andranno via. Non è così che funziona. Ad esempio, in Italia, il periodo di massima emigrazione, ossia è stato quello fra gli anni 50 e gli anni 60, ha corrisposto al periodo del boom economico. Lo stesso sta succedendo in Cina adesso. Cina, grande boom economico, gran numero di emigrati. Perché demografia e economia spesso sono sfasate. Spesso hanno tempi che vanno per conto loro, spesso succede anche che è proprio l'emigrazione che aiuta il boom economico nel paese da cui si emigra. La Moldova, leggevo, mi pare che il 25% del PIL, non so se sbaglio il numero, è dato da rimesse di migranti. Dovremmo anche smettere forse con la Moldova di considerarli extracomunitari, secondo me faremmo molto, tanto vengono quando vogliono. Tanto vale togliere la cosa, risparmieremo un sacco di casino, secondo me, sia con la Moldova sia con l'Albania, sarebbe molto più facile considerarli come se fossero frontiere aperte. Toglieremo un sacco di storie e con vantaggi, secondo me, anche dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico. Non con tutti i paesi, però, dopo ne parliamo. Allora, quindi questo è un discorso di numeri, però io prima, adesso vi ho parlato solo della prima parola, no? Che era... bisogno, no? Questo bisogno che c'è sia dei paesi ricchi di avere gente da fuori, sia dei paesi poveri di mandare gente fuori. Parliamo però adesso anche di selezione. Noi dobbiamo smettere di pensare agli immigrati come un tutto indistinto, perché gli immigrati che arrivano qua sono selezionati. La parola che c'è sui libri americani è migration is selection. Il migrante, quello che arriva, è diverso da quello che resta in patria. Sono più sani di solito, c'è proprio la teoria del migrante sano, sono più orientati verso la mobilità sociale ascendente, la gente che viene qua è gente massiccia, cioè per mettersi dentro quei barconi dove si mettono, che hanno una mortalità più alta di quella che avevano le navi negriere che andavano dall'Africa, ha fatto il conto il professor Livi Bacci su sta roba, ed è sconvolgente come dato, c'è una mortalità più alta di quella che avevano le navi che andavano dall'Africa fino all'America, anche perché quelli che tenevano le navi negriere avevano tutto l'interesse a portarli arrivare vivi, invece probabilmente gli scafisti hanno un interesse molto relativo parliamo di queste cose purtroppo. Ecco. E poi sono più propensi all'assimilazione. Ecco, adesso non sparatemi per questa parola assimilazione, che è una parola ovviamente non politicamente corretta, no? Cioè, nel senso, assimilazione può sembrare questi arrivano e alla fine si assimilano alla popolazione italiana. La realtà però è che in realtà non accade proprio così. Quello che è il processo che si crea è un processo di fusione, ossia si viene a nascere una popolazione che è diversa dalle due che chi parte e chi arriva. Un processo di fusione, come la lega è diversa dai due metalli che la compongono, e così anche dovrebbe accadere. In realtà però, e vi mostro subito qualche numero, un numero, con solo questa slide, sull'assimilazione,
Avviene abbastanza così, cioè nel senso che specialmente le seconde generazioni, quando arrivano in Italia, molto rapidamente diventano simili ai loro coetanei italiani, e questo succede praticamente in tutto il mondo occidentale. Guardate questo dato, tra l'altro è carino perché vi mostra anche il processo di selezione, è una vecchia indagine che abbiamo fatto, mi pare nel 2008-2009, abbiamo intervistato 10.000 ragazzi italiani e 10.000 ragazzi stranieri nelle scuole medie inferiori. Abbiamo chiesto di dire se erano più d'accordo con Laura o con Paola. Allora, Laura dice, per una donna la cosa importante è incontrare l'uomo giusto, sposarlo e avere una bella famiglia. Paola invece dice, per una donna la cosa più importante è studiare e trovare un lavoro. Noi gli abbiamo detto di schierarsi, siete d'accordo con Laura o con Paola? E non potevano dire, com'è ovviamente la risposta giusta con tutti e due, no? No, bisogna cercare di dire, dovevano schierarsi. Beh, il primo risultato interessante è che gli stranieri sono più d'accordo rispetto agli italiani con Paola. Cioè, i ragazzi stranieri hanno un'idea del loro futuro, se vogliamo, più orientata al lavoro rispetto che alla famiglia. Noi ci saremmo aspettati il contrario. Noi ci saremmo aspettati che gli stranieri vengano da popolazioni, da zone in cui la famiglia è importante, queste cose qui, eccetera, zone che noi giudichiamo, fra virgolette, più arretrate, da un punto di vista culturale, chi lo sa, o almeno non lo giudichiamo, però implicitamente lo pensiamo, bene, loro sono più orientati al lavoro. Ma l'altra cosa simpatica che viene fuori, interessante, è che a seconda dal tempo d'arrivo in Italia, vedi che questa linea che va in su, no? Vedete? Vi mostra che chi è nato in Italia, si esprime quasi come gli italiani. Chi invece è arrivato, appena arrivato, è arrivato da un anno, ha una differenza di 15 punti rispetto agli italiani. E poi c'è un processo proprio di assimilazione. Ossia, l'idea è che, e ve lo potrei mostrare per tante altre cose che abbiamo domandato in questa indagine, funziona che i ragazzi diventano, basta pochi anni di permanenza in Italia per sviluppare idee, sogni, prospettive sempre più simili a quelli dei loro coetanei. Quindi c'è questo processo di assimilazione. Allora, per farla breve, quando si parla di migrazioni non dovete pensare a una marmellata indistinta di persone che arriva e che poi resta sempre uguale a se stessa. Ma è tutto un processo di, intanto di selezione, perché quelli che arrivano sono diversi rispetto a quelli che restano in patria, e poi di un progressivo avvicinamento nelle idee, nei pensieri, nelle cose, alle popolazioni del paese in cui vanno. E del resto, guardate, le due cose sono collegate, perché se le persone vogliono a riuscire nella vita, è chiaro che loro percepiscono come per riuscire bisogna diventare simili alle persone verso cui vai. Questo potrà suonare un po' brutto per chi ha in mente concetti importanti, di mantenere la propria cultura, mantenere le proprie cose, eccetera. Io però da studioso devo dirvi, sono cose importanti. Questo fra l'altro non è in contrasto con una riscoperta che spesso questi ragazzi fanno magari più avanti del loro luogo d'origine, eccetera. Questo fra l'altro spiega anche alcuni, perché non sempre le ciambelle riescono col buco, a volte ci sono anche delle reazioni negative rispetto all'assimilazione. Tante, qui sono gente molto più esperta di me su discorsi legati alla jihad, roba di questo tipo, molti ragazzi che si avvicinano a movimenti estremistici lo fanno proprio anche come reazione a un'assimilazione non compiuta, oppure a un'assimilazione troppo compiuta per certi versi, no? Che la sentono dissonante e vanno verso strade diverse. Però il fiume generale è questo processo di assimilazione e di creazione proprio di una società nuova, ma più vicina a quella di arrivo, senz'altro, rispetto a quella di partenza. Allora, secondo punto di cui voglio parlare, il modello che non c'è, ha un po' di tempo ancora, sì? Un pochino. Allora, cerco quindi di fare rapidamente, quasi leggo. Il modello che non c'è, alcune cose sono già state accennate prima. Gli italiani continuano ad autorappresentarsi come un popolo di poveri e di emigranti.
Ad esempio abbiamo delle regole dei viranti per dare la cittadinanza agli italiani. Sono stato a San Paolo del Brasile quest'estate, dove hanno 200.000 domande al consolato di parenti, di discendenti di italiani che chiedono di diventare italiani, perché la regola è che se tu riesci a dimostrare che avevi un tuo avo che abitava in Italia nel 1861, quando c'è stata l'unità d'Italia, hai diritto a chiedere la cittadinanza. Quindi abbiamo gente che è da 5-6 generazioni che sta in Brasile, che non parla una parola in italiano, non ha più parenti in Italia, non ha nessun legame con l'Italia, che chiede la cittadinanza italiana. Perché la chiede? Così può andare negli Stati Uniti senza visto. Questo è il motivo. Non gliene frega niente dell'Italia né di tutto il resto. Questa è la regola che abbiamo per la cittadinanza degli italiani. Quando gliela danno, poi possono votare anche per il Parlamento italiano e tutto quanto il resto. Continuiamo noi ad autorappresentarci. Quanto è stato facile, provate a vedere, quanto è stato facile accettare nella nostra narrazione quotidiana, anche sui giornali, l'idea degli italiani che stanno ritornando ad emigrare, anche se i numeri sono molto più piccoli rispetto alla gente che viene qua o che è venuta qua negli ultimi anni. Certo che ci sono ragazzi che vanno a fare i camerieri a Londra o cose di questo tipo, ce ne sono, anche che noi li conosciamo, però è stato molto più facile per noi accettare questa narrazione rispetto a quella delle persone che vengono dall'estero fuori qui, perché noi ce l'abbiamo stampato in testa l'idea dell'italiano col cartone in mano e con le pette sul sedere. Facciamo fatica a rappresentarsi come una società ricca, facciamo fatica, però lo siamo di fatto, questo è il fatto. Cioè, se, confrontando con tutto il resto del mondo, lo siamo in modo clamoroso. Allora, gli adulti stranieri oggi stabilmente in Italia hanno quasi fatto questo percorso: ingresso più o meno regolare, periodo di irregolarità e regolarizzazione con sanatorie, click day più o meno fasulli e quant'altro. C'è una grande illusione nel meccanismo in cui si vorrebbe gestire le migrazioni, almeno in quello che dice la legge Bossi-Fini e che diceva sostanzialmente anche la legge Turco-Napolitano: far coincidere immigrazione con posti di lavoro. Certo che se si fissano regole impossibili, il mercato diventa selvaggio e incontrollabile. Questo è successo in Italia. Abbiamo fissato delle regole per l'ingresso impossibili. Cioè, come si può pensare che una persona che vuol fare la badante abbia la richiesta della famiglia quando lei è ancora in Moldavia per venire a fare la badante in Italia? Ma non può andare a funzionare una roba del genere. È chiaro che una badante ha bisogno prima di provare a vedere se funziona la cosa e dopo deciderai se dagli lavoro e tutto il resto. Allora, quindi i percorsi di selezione e assimilazione non sono incoraggiati, con piccole eccezioni spesso inconsapevoli. Per esempio, è interessante, scusate ma devo andare per flash naturalmente, 5 minuti, benissimo, quello degli esami di italiano per il permesso di soggiorno stabile. Questa è un'ottima cosa, secondo me. Perché è un'ottima cosa? Perché è una specie di patto che fai con lo straniero. Dici, se tu impari bene l'italiano, io ti do il permesso di soggiorno stabile. Ed è una cosa che ha un pensiero dietro. Io non credo che avesse un pensiero, credo che fosse nato come per mettere i bastoni fra le ruote a queste persone. Però, di fatto, se andiamo a vedere quello che succede in giro per il mondo, questi meccanismi, che sono una specie di meccanismi di punteggio, di cose, sono meccanismi che aiutano un percorso di accelerazione dell'assimilazione. Allora, perché lo scandalo dei richiedenti asilo? Il problema è che i richiedenti asilo non puoi gestirli nel modo in cui abbiamo visto prima, con un modello che non c'è. Cioè, di fatto qua l'immigrazione in Italia non le abbiamo gestite. La gente arrivava, a un certo punto quando ti accorgevi che lo scatolone si era riempito, regolarizzavi e morta là. Abbiamo fatto questo per 20 anni. Con i richiedenti asilo non puoi fare sto giochetto. Perché sei costretto, abbiamo provato a farlo all'inizio, All'inizio abbiamo provato che la gente che arrivava con i barconi, i poliziotti si giravano dall'altra parte, prendevano il treno e arrivederci Roma. Poi l'Europa ci ha bacchettato su questo. Non dovete fare così, dovete gestirli, dovete identificarli, dovete riuscire a definire per loro dei percorsi. Allora, a questo punto qua noi ci siamo trovati nel panico. Ma è un panico perché abbiamo bisogno di procedure precise, rispetto di convenzioni internazionali, percorsi chiari e difendibili anche a livello internazionale. L'Italia su questo è andata in confusione. Siamo stati esempio per il mondo nei salvataggi in mare.
ma ritardi incredibili nel definire la situazione giuridica dei richiedenti asilo. Perché è vero che, come ha detto prima Ferro, giusto il cognome, se non sbaglio, signor Ferro di Padova accoglie, che sono arrivati un po' meno italiani in quest'anno, scusate, un po' meno, ci sono stati un po' meno sbarchi quest'anno rispetto all'anno scorso, ma i numeri in realtà pare che siano alla fine abbastanza vicini. Però quello che è impressionante è l'accumulazione delle persone all'interno delle comunità. Dati che ha dato il Ministero dell'Interno l'altro giorno, abbiamo avuto 60.000 richiedenti nel 2014 e saranno circa 60.000 nel 2015, però nel 10 ottobre 2015 nelle varie strutture c'erano 100.000 richiedenti. Il che vuol dire, allora, se ci mettesse un anno preciso il tempo per definire tutto, dovrebbero essercene 60.000, se fossimo in un processo, no? Se la durata fosse di un anno. Qualcuno di voi ha fatto demografia, queste cose dovrebbe saperle bene, e chi non l'ha fatto è bene che la studi, perché è una materia molto importante. Ma cosa succede allora? Vuol dire che all'interno delle strutture, e io ci vado a parlare con gli operatori, eccetera, c'è gente che è là da un anno e mezzo. Quando gli viene definita la... loro vanno davanti alle commissioni. Le commissioni hanno accelerato abbastanza adesso, perché sono state raddoppiate, verranno aumentate di altre 10 nei prossimi mesi, e stanno smaltendo molto arretrato che c'era di richiedenti asilo. Del resto la cosa si può anche capire. Noi fino a 4-5 anni fa ne avevamo 10.000 richiedenti asilo l'anno, adesso ne abbiamo avuti 60.000 l'anno, cioè non è facile adeguarsi bene a un cambiamento del genere. Ma la cosa che è scioccante è che dopo che mediamente in un anno ricevono, adesso i tempi si stanno fortunatamente accorciando, gli dicono sì o no, se gli dicono di sì, che possono, se gli danno un qualche strumento di protezione, dovranno uscire dalla comunità, dovranno in qualche modo arrangiarsi, bisognerà trovare un modo anche per aiutarli nell'inserimento, però le persone che non ricevono possono fare ricorso, e di solito il ricorso gli viene chiesto, gli fissano l'udienza un anno dopo. Allora, guardate, io non so cosa dire a un cittadino che mi dice: io ho mio figlio disoccupato e questi sono mantenuti dallo Stato per 2 anni. Io non so cosa dire dal senatore della Repubblica. Cosa gli devo dire? Posso dirgli che questi qui hanno attraversato il mare, balabam, balabam, balabam. Ma resta il fatto che in altri paesi tutto il processo viene definito in 6 mesi. Cioè noi, la spinta che stiamo facendo, anch'io personalmente in Parlamento, per quello che mi è possibile, è quella di accorciare questi tempi, perché sono tempi assolutamente ingiustificabili. Sono giustificabili solo da una impreparazione generale del nostro Paese a gestire questi fenomeni. Quindi la difficoltà italiana, leggo solo la slide e poi finisco, specialmente veneta, nel gestire i richiedenti asilo, rivela un problema di natura culturale fondamentalmente. Una volta gli sarebbe detto: manca l'analisi. Il percorso bisogno, selezione, assimilazione non è percepito dai nativi, che tendono a camminare guardando all'indietro. Si cammina guardando all'indietro nella raffigurazione dell'Italia come popolo di emigranti. Non c'è questa idea di melting pot, eccetera. Prevalgono categorie manichee, differenza e invasione versus uguaglianza e abbattimento dei confini. Però con le categorie manichee non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte. Ma senza un realistico progetto basato sulla conoscenza delle cose, appunto, rischiamo di non andare da nessuna parte. Rischiamo, come ha detto tante persone, scherzando, ma neanche troppo, di proporre soluzioni magari semplici, ma sbagliate. Grazie.